Oggi vi presentiamo come sono progettati e costruiti i nostri sci. Dagli anni 50, Howard Head, il nostro ingegnere e nostro fondatore, ha inventato il sistema di costruzione sandwich. Fino ad allora gli sci venivano costruiti in legno massello. Invece questo tipo di costruzione permette di mettere insieme tanti materiali diversi per ottenere dei flex diversi, delle torsioni diversi e così realizzare modelli adatti a ciascuno di noi. Per ogni modello viene sviluppato uno specifico progetto. Gli ingegneri si sbizzarriscono nel fare calcoli, ma anche tenendo conto di tutti quelli che sono i materiali a loro disposizione, diversi tipi di fibre, diversi tipi di metalli e soprattutto diversi tipi di legni, e anche nuove tecnologie, come ad esempio la tecnologia EMC oppure il grafene, come abbiamo utilizzato. Tutto questo serve per ottenere modelli diversi, con caratteristiche e tecniche diverse e rivolti a utenti e utilizzatori diversi. Dopo tanti calcoli su carta si deve passare a quella che è la prova invece sul campo. Vengono così realizzati numerosi prototipi. Questa è una fase molto delicata perché nonostante certi calcoli possano dare determinate informazioni, quello che conta di più è il risultato sotto i nostri piedi. Ecco quindi che vengono sviluppati parecchi prototipi e tanti giorni di test sulla neve. Siamo qui con Axel, il nostro product manager, andiamo a vedere tutte le varie fasi di produzione, dal taglio del legno al taglio del metallo, a tutte quelle che sono le fasi di assemblaggio degli sci. Andiamo Axel! Per mettere assieme tutti gli elementi che costituiscono gli sci è fondamentale quello che è la parte umana. Le macchine sono un elemento fondamentale nella produzione, infatti tutti quelli che sono i nuclei vengono rastremati e vengono sagomati mediante sistemi a controllo elettronico, ma quella che è la fase più importante è la fase di assemblaggio, che viene fatta manualmente da persone dedicate e che spendono tutto il giorno per mettere pezzo dopo pezzo all'interno di quelli che sono gli stampi. Dopo la fase di cottura e assemblaggio degli sci avviene una parte importantissima, la fase di accoppiamento. Infatti gli sci non nascono a paio, ma nascono aste singole. Ogni asta può avere caratteristiche meccaniche diverse e qui persone manualmente andranno a scegliere quale asta andrà a essere accoppiata con l'altra per creare il paio ideale. Il paio così ottenuto è pronto per raggiungere tutti i punti vendita di tutto il mondo e per farvi divertire sulla neve.